Il risico sta a capire le persone e scrutare le persone e dare il giudizio alle persone, perché però, artisticamente? Artisticamente ho visto su Facebook, praticamente ho visto alcuni suoi monologhi, ma molto di una profonda concentrazione, ha fatto una buonissima scrittura, perché la scrittura solo non bisogna sapere articolare le parole, masticare le parole, e lui riesce proprio a articolare le parole. Io gli ho fatto scrivere pezzi. No, lo vuoi mettere giù? Esempio? Lui ha messo dei video, delle registrazioni di lettura, di brani biblici, che praticamente sono in origine. Poi lo dico, sono proprio. Ha fatto dei passi biblici, per me è orrendo, l'ho detto, perché questo è ma orrendo questo. Io che conosco gli altri, non l'ho seguito fino alla fine, perché ho seguito un pezzettino. Vedevo che riuscivo a incanalarsi sulla metica della rassegna della sua storia, che riusciva così, perché era un narratore, un personaggio che narrava per delle situazioni, diciamo, bibliche. Magari non l'ho visto con il fondo, ho visto dei pezzettini. Non è facile, guarda, fare il narratore non è molto facile, guardare è più difficile di recitare. È più difficile fare il narratore di una situazione proclamare. È molto più difficile di farlo attore. E vabbè, tu non mandi la voce della platea che fa. Questo è il tipo di ragione, perché lui praticamente non ha esaltato con la voce questa declamazione, che altro declamare come si può fare. Per arrivare alla voce fino all'ultima fila. Invece, siccome lui praticamente è una cosa in un video, non ha bisogno di gridare, di aspettare. Oh, voi che state così lontani, avvicinatevi! Questo lo possiamo fare in teatro, perché la parola deve essere portata fino in fondo. Ma infatti, perché alla volta teatro è abituato a artefatti, cioè portare a innalzare la voce, invece il cinema è naturale, deve essere super. Scusate, posso? Ma che possiamo dire?